Lettera di minacce recapitata agli uffici del ministro del lavoro Andrea Orlando. Altri 800 i nuovi positivi nello Spezzino. ASL 5 amplia l'agenda vaccinale per la terza dose. Linea open per gli under 12 a Sarzana. Levanto, CGL e San Nicolò non deve chiudere, servono assunzioni. CISL e UIL servono più assunzioni. Enel, rete per la rinascita di Valle Grande, chiede al sindaco della Spezia di avviare il ricorso contro il parere di Via dei Ministeri. Dalla Farinata alla Mesciua, dai muscoli ripieni alla Fiera di San Giuseppe, nasce Deco, il marchio di qualità Spezzino. Buonasera, ben ritrovati a questa nuova edizione del TLS Giornale che si apre, come avete sentito dai titoli, dalla lettera di minacce recapitata al ministro del lavoro, lo Spezzino Andrea Orlando. È successo questa mattina, una busta conteneva appunto una lettera di minacce indirizzata al ministro. Il contenuto è ora oggetto delle analisi dei vigili del fuoco intervenuti insieme agli agenti dell'Ispettorato della Polizia di Stato del Ministero e al personale sanitario del 118. A riportarlo è l'agenzia ANSA. Al momento dell'apertura della busta Orlando non era negli uffici del Ministero e appunto nella busta era presente una sostanza. Ad aprirla è stato un membro della segreteria, preso poi in carico dal personale sanitario e messo in isolamento per le analisi di rito degli organi competenti effettuate anche sul contenuto appunto della busta stessa. Parole di solidarietà sono state espresse dal mondo politico, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha detto: attacchi di questo genere sono inaccettabili. Davide Natale e tutto il gruppo del Partito Democratico in Regione, clima preoccupante. E cambiamo pagina, parliamo dei numeri relativi alla pandemia per la giornata di oggi. Sono 6.882 nuovi positivi al Covid-19 in Liguria. A fronte dei tamponi sono stati 33.834 tra molecolari, nel dettaglio 6.361, e antigenici rapidi 27.473 registrati nelle ultime 24 ore. I nuovi guariti sono invece 4.198, da segnalare purtroppo 7 decessi di persone di età compresa tra i 66 e gli 88 anni. Gli ospedalizzati sono in totale 766, più 3 rispetto alla giornata di ieri. Di queste persone 41 si trovano in terapia intensiva, 27 non vaccinati, 14 vaccinati con comorbità o patologia Covid correlate. Alla Spezia, nel dettaglio, i positivi nuovi sono 807, in totale 7.564. I ricoveri in ASL 5 sono 72, di cui 5 in terapia intensiva. In tutta la Liguria le sorveglianze attive sono 13.473, di cui 1.748 in ASL 5. Intanto prosegue la campagna vaccinale. Ad oggi alla Spezia sono state somministrate 93.481 dosi booster, terze dosi. E se gli ospedali per l'emergenza Covid sono sotto pressione, il reparto di terapia intensiva è sicuramente in prima linea in questa battaglia. Abbiamo intervistato il primario del reparto di terapia intensiva e di medicina d'urgenza, la dottoressa Cinzia Sani, in servizio di Maria Torre con le immagini di Davide Morina. Siamo in compagnia della dottoressa Cinzia Sani, primario della rianimazione della medicina d'urgenza. Dottoressa, qual è la situazione adesso in rianimazione? Attualmente la situazione, voi forse lo sapete, ne siete al corrente, noi abbiamo diviso le due rianimazioni, abbiamo una rianimazione free, no Covid, alla Spezia, in Sant'Andrea, e una rianimazione Covid a Sarzana. I pazienti attualmente ricoverati Covid sono 4, di cui 1 per patologia non prevalente respiratoria, non Covid, per un'altra patologia, comunque Covid positivo, e 2 in subintensiva. Quindi è una situazione oggi, allo stato attuale, abbastanza, diciamo, contenuta. I pazienti comunque che sono stati degenti in tutto questo periodo da noi erano prevalentemente non vaccinati. Solo ultimamente ne abbiamo avuti e ne abbiamo
due pazienti vaccinati con due dosi di AstraZeneca, entrambi, ma con patologie in atto, sono patologie pregresse, quindi pazienti comunque fragili. Per quanto riguarda invece la rianimazione, diciamo no Covid, la degenza è per pazienti di vario tipo, ma anche qui insomma mi sembra sui 6 pazienti attualmente su 10 posti letto, quindi ad oggi, perché poi la rianimazione varia da un giorno all'altro come accessi, è abbastanza tranquilla. A livello nazionale si parla molto del problema dei malati no Covid con patologie gravi che hanno difficoltà ad essere operati proprio per il numero di pazienti in rianimazione non vaccinati. La situazione a Spezia non è di questo tipo, quindi? Ma sicuramente l'attività chirurgica è stata ridotta però almeno da noi, dando la prevalenza sempre ai pazienti comunque in fascia A, cioè che sono pazienti in genere neoplastici o che hanno bisogno entro un mese di essere operati, e a tutte le urgenze e le emergenze. Quindi noi abbiamo riservato sino ad oggi e riserveremo sempre questa organizzazione. E per saperne di più vi diamo appuntamento all'approfondimento, un TG Zoom sul tema che andrà in onda al termine di questa edizione. Restiamo in tema sanità, perché a causa del persistere del quadro epidemiologico caratterizzato da un progressivo incremento di casi di infezione e positività al coronavirus, la Direzione Generale di ASL 5 ha deciso di rimodulare l'attività chirurgica. Pertanto da lunedì 24 gennaio presso il blocco operatorio del Sant'Andrea della Spezia saranno programmate dal lunedì al venerdì 2 sedute operatorie al mattino ed altrettante al pomeriggio, di cui una dedicata all'urgenza, il sabato mattina 2 sedute, di cui una per l'urgenza. Il sabato pomeriggio, la domenica, i festivi e la notte rimane sempre garantita almeno una sala per gli interventi chirurgici in urgenza ed emergenza, così come H24 la sala per i parti cesarei urgenti. ASL 5 amplia le agende vaccinali per la somministrazione delle dosi booster, indicazioni anche per la fascia under 12 con il Green Pass in scadenza. Sentiamo il servizio di Chiara Alfonsetti. ASL 5 ha ampliato l'offerta vaccinale su prenotazione per la terza dose booster. Sono stati messi a disposizione ulteriori posti che si aggiungono a quelli già presenti nelle agende. Al San Bartolomeo di Sarzana, il 22 e il 23 gennaio, sono disponibili 495 posti, dalle 8.30 alle 14. Domenica, al lab vaccinale ex Fitram, ne sono disponibili 360, dalle 8 alle 18, e 20 dalle 18 alle 19. ASL 5 in una nota rimarca l'invito a prenotarsi. È possibile farlo su prenotovaccino.regioneliguria.it, agli sportelli e alle farmacie che effettuano il servizio CUP di ASL 5, oppure al numero verde 800-938-818. In considerazione del gran numero di utenti over 12 che hanno il Green Pass in scadenza presso l'hub vaccinale San Bartolomeo a Sarzana, è aperta una linea open, precisa in una nota ASL 5, a capienza prestabilita senza prenotazione dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18. L'accesso sarà consentito solo ed esclusivamente a chi ha il Green Pass in scadenza nei 7 giorni successivi. Tutti gli altri utenti verranno invitati a tornare a casa e a rispettare l'appuntamento già fissato, oppure a prenotare una seduta vaccinale attraverso i canali ordinari. Parliamo sempre di vaccinazioni. Under 12, interviene il capogruppo in regione del Partito Democratico Luca Garibaldi. A più di un mese dall'avvio della vaccinazione pediatrica, la Liguria continua ad annaspare. Toti fa solo proclami, mentre le prime dosi per gli under 12 sono ferme al 16%. Serve, ha dichiarato Luca Garibaldi, il coinvolgimento delle scuole, dei pediatri e nuovi punti di vaccinazione dedicati. La vaccinazione 5-11 anni va ripensata perché la Liguria è fanalino di coda. Toti venga a riferire in commissione.
Ci spostiamo a Levanto. Il presidio ospedaliero di Levanto non deve chiudere, a dirlo CGIL, CISL e UIL, che al contrario chiedono maggiori assunzioni. Ce ne parla Jacopo Cidale. C'è preoccupazione a Levanto per il rischio chiusura del punto di primo intervento? Sì, una preoccupazione legittima da parte dei cittadini. Per questo motivo noi siamo usciti unitariamente sulla stampa questa mattina proprio per ribadire la nostra contrarietà, ribadire la necessità che quel presidio ospedaliero venga potenziato anche in virtù dei fondi del PNRR che arriveranno sul nostro territorio proprio nella missione 6 che riguarda la sanità, e quindi c'è bisogno appunto di un ripristino delle condizioni ottimali progettando una casa di comunità, un ospedale di comunità, tutto quello che è previsto dal PNRR, e Levanto deve essere uno degli elementi basilari del progetto futuro della nostra sanità territoriale. Quindi questo credo che sia il punto di partenza sul quale dobbiamo ragionare, però diciamo nell'immediato è chiaro che dobbiamo puntare a un percorso di assunzioni importante, perché tutta la nostra ASL, tutto il nostro territorio ha bisogno di nuove assunzioni, perché la sanità così come sta funzionando ora non è più pensabile possa procedere, perché mancano servizi e non si può pensare di chiudere delle opportunità per i cittadini per la mancanza di personale. Carenza di personale nella sanità spezzina, che apre anche un altro tema legato alla questione OSS. Sì, una carenza atavica, io direi, una carenza strutturale da anni dovuta a tagli importanti che ci sono stati o mancati investimenti, li chiamerei così. È una carenza, diciamo, strutturale, come dicevo, e una carenza che deve essere sanata, perché le ripercussioni sui servizi che stiamo vedendo oggi è chiaro che sono carenze che mettono i cittadini in grossa difficoltà. Occorre un piano assunzionale immediato, occorre una inversione di tendenza da parte della Regione, occorre investire sul nostro territorio, sul personale, su tutte le figure professionali che oggi mancano, e anche sulla questione OSS ad oggi non abbiamo novità. È chiaro che rimane una questione centrale per il nostro territorio e per le organizzazioni sindacali. Levati in città nella serata di ieri i dispositivi di controllo anticrimine e di contrasto ai comportamenti pericolosi per il contagio predisposti dal questore Fredella, grazie anche alla presenza di equipaggi del reparto prevenzione e crimine provenienti da Genova. I servizi hanno riguardato il centro cittadino, con particolare riferimento al quartiere Umbertino, ai giardini di via Diaz e via Mazzini, piazza Brin con specifica attenzione a via Milano, via Firenze e piazza Giovanni XXIII. Il problema urgente del servizio veterinario nel porto della Spezia è stato affrontato in un incontro nella sede di Confindustria La Spezia dai presidenti delle associazioni di agenti, degli spedizionieri e dei doganalisti, con il sottosegretario alla salute Andrea Costa, con cui è stata esaminata la situazione di equilibrio precario che si potrebbe aggravare in conseguenza del prossimo turnover sul numero degli effettivi che sono sotto organico. Venerdì 21 gennaio alle 17 si svolgerà il sesto e ultimo incontro di cultura politica organizzato da MCL La Spezia nel Salone del Consiglio Provinciale in via Veneto 2. Il tema è riscrittura delle forme di sviluppo del territorio e delle politiche del lavoro post pandemia. Saranno presenti il presidente nazionale Antonio Di Matteo, modererà la consigliera di parità Laura Amoretti. Per accedere è richiesto il Green Pass. E si è conclusa nei giorni scorsi una complessa operazione di polizia marittima che ha impegnato il personale della Guardia di Costiera della Spezia in numerosi controlli lungo tutta la filiera ittica, e che ha riguardato in particolare depositi, pescherie, ristoranti e supermercati delle province emiliane ricadenti nella giurisdizione. L'attività svolta dagli ispettori pesca della Guardia Costiera ha portato complessivamente al sequestro di 64 kg di prodotto ittico e all'elevazione di sanzioni amministrative nei confronti dei trasgressori per un importo totale di 4.500 euro.
Andiamo avanti con le notizie di cronaca. Un cittadino residente a Santo Stefano Magra, grazie ad alcune notifiche giunte sul proprio cellulare, si è reso conto che ignoti avevano effettuato alcune transazioni in suo danno per un totale di circa 500 euro. L'uomo si è quindi immediatamente attivato, bloccando la carta di credito oggetto di clonazione e si è recato presso il comando di polizia locale. Dopo alcuni mesi di indagine condotte dal vicecomandante Andrea Prassini, il responsabile è stato identificato, è un 43enne residente in provincia di Frosinone, rinviato a giudizio per indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, punito dal codice penale che prevede la reclusione fino a 5 anni e la multa fino a 1.550 euro. Continuiamo a parlare di uno degli argomenti più caldi di questo periodo, la centrale Enel della Spezia, la rete per la rinascita di Valle Grande dopo che il comune di Arcola ha avviato il ricorso al TAR contro il parere di via espresso dai ministeri della transizione ecologica e della cultura, chiede che anche il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, rispetti l'impegno assunto nell'assemblea del 18 dicembre scorso e avvii il necessario ricorso. Queste naturalmente le parole dei richiedenti. Vediamo il servizio di Jacopo Cidale. Futuro della centrale Enel: dal mese di dicembre, come sappiamo, si è smesso di bruciare carbone. Ora, per quanto riguarda i prossimi mesi, la soluzione dovrebbe essere quella del turbogas. Sono settimane veramente cruciali e è in atto la procedura di intesa, diciamo, fra lo Stato e la Regione. Siamo in attesa che la Regione formuli con una delibera di giunta un parere motivato che confermi la contrarietà che è stata affermata unanimemente dal Consiglio regionale recentemente. Ecco, tra l'altro i sindacati puntano il dito contro uno scarso livello occupazionale che ci sarebbe per quanto riguarda il turbogas. Beh, questa è una situazione molto, è una posizione molto importante che hanno assunto i sindacati, perché hanno deciso di abbracciare anche loro l'opposizione che noi stiamo manifestando, perché questa prospettiva di una nuova centrale a turbogas prevederebbe poche decine di occupati in un'area di più di 70 ettari che potrebbe permettere attività sia in campo energetico che in altri campi, con un'occupazione molto più significativa. Avete avuto modo di confrontarvi con i parlamentari spezzini? Noi abbiamo avuto, c'è stata quell'assemblea il 18 di dicembre, nella quale sono intervenuti i parlamentari spezzini e hanno confermato unanimemente la opposizione generalizzata della città a questo progetto Enel. Ora speriamo che questa posizione unanime si possa concretizzare in nuove proposte. Dico la verità, è un momento nel quale siamo un po' in attesa anche, diciamo, di conferme. Sappiamo che la sindaca di Arcola ha inoltrato ricorso al TAR contro il decreto di via. Non so se lo ha fatto anche il sindaco della Spezia, come aveva annunciato il sindaco Peracchini durante la nostra assemblea. Anzi, questa è un'occasione stasera con la quale io formulo questa domanda: a che punto è il ricorso del comune della Spezia contro il decreto di via? Si avvicina l'appuntamento elettorale con le amministrative per le tornate di Genova e La Spezia. Interviene Valentina Ghio, il sindaco di Sestri Levante, unico candidato alla segreteria regionale ligure del Partito Democratico. Occorre in poco tempo definire soluzioni con un campo largo e figure credibili. Nei territori si lavora da tempo e credo che gli ingredienti ci siano tutti, ha detto la Ghio. Sta ora nella responsabilità di tutti chiudere rapidamente, andare avanti con due figure autorevoli con i progetti di cui c'è bisogno per migliorare la vita delle persone nelle due città. Secondo la Ghio potrebbe non esserci bisogno delle primarie per scegliere i candidati, ma la decisione spetta ai territori. Credo, conclude, che ci sia la possibilità di arrivare ad una soluzione in tempi ragionevoli. La scelta deve essere fatta dai territori in autonomia.
Questa mattina si è svolta in videoconferenza la seduta solenne del Consiglio regionale dedicata al giorno della memoria per ricordare la Shoah e la persecuzione degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei ha aperto la cerimonia portando i saluti di tutta l'Assemblea legislativa. È seguita la drammatica testimonianza di Andra e Tatiana Bucci, due sorelle di origine ebraica che nell'aprile del 1944 furono deportate nel lager di Auschwitz-Birkenau e rinchiuse nel Kinderblock, la baracca dei bambini destinati agli esperimenti del dottor Joseph Mengele. Solo le due bimbe, insieme alla madre e alla zia, riuscirono a sopravvivere fino alla liberazione del campo, avvenuta il 27 gennaio 1945. E questa mattina il sindaco della Spezia, in occasione del santo patrono della Polizia Municipale San Sebastiano, si è recato in caserma per i consueti auguri al corpo e ringraziare tutti gli uomini del corpo del loro lavoro. Purtroppo anche quest'anno, a causa della pandemia del Covid-19, non è stato possibile organizzare la consueta festa della Polizia Municipale in occasione di San Sebastiano, ha detto il primo cittadino, ma ciò non significa che la città abbia dimenticato tutto il vostro lavoro, dichiarato. I dati statistici dell'attività del corpo nel 2021, già divulgati, hanno dato ampia dimostrazione del grande impegno di ciascun agente, nonostante la pandemia. E parte ufficialmente il tour invernale Surf the Mountain 2.0 di agenzia in Liguria per la promozione del territorio e di tutte le sue eccellenze nelle maggiori località sciistiche italiane e straniere. L'evento roadshow organizzato da agenzia in collaborazione con Regioni in Liguria vedrà la presenza della nostra regione in tutte le tappe del Vertical Winter Tour 2021 con uno stand dedicato in cui poter scoprire e vivere la Liguria. E si conclude domenica 23 gennaio la rassegna concertistica Domenica in Musica, concerti al ridotto Teatro Impavidi 2021-2022 organizzata dall'Associazione Musicale Pianoforte e dall'Associazione Amici della Musica Accademia Musicale Bianchi. Dopo il grande successo dei concerti precedenti, a concludere la rassegna sarà protagonista un quartetto barocco costituito dal soprano Eleonora Di Dato, dal flautista Massimo Colombani, dalla violoncellista Claudia Pozzi e dalla clavicembalista Erminia Migliorini. L'ingresso è con bigliettazione fino ad esaurimento posti con un massimo di 70 persone. E parliamo di calcio. L'AIA ha reso noto che sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo a dirigere la sfida valevole per il 23esimo turno di Serie A contro la Sampdoria in programma domenica prossima alle 15 allo Stadio Picco. Intanto oggi un nuovo allenamento per le Aquile dopo il consueto riscaldamento iniziale. I ragazzi di Motta si sono divisi in due gruppi per svolgere esercitazioni tecnico-tattiche. Rientrato regolarmente in gruppo Arcadius e recca dopo il lavoro personalizzato svolto nella seduta di ieri, una nuova seduta di allenamento domani mattina a Follo. E per questa edizione è davvero tutto, io vi lascio alle previsioni del tempo a cura di LIMET, il centro meteo della Liguria, e vi ringrazio per essere stati con noi, augurandovi buona serata. Arrivederci. Un saluto da Simone Frattini di LIMET. La discesa di aria fredda sull'Europa orientale e di rinforzo dell'alta pressione ad ovest del continente favoriranno condizioni di bel tempo con temperature in calo sulla nostra regione. Ma veniamo ai dettagli per quanto riguarda la giornata di domani, venerdì 21 gennaio, in Liguria. Tra la notte e la mattinata della nuvolosità bassa potrà interessare i versanti padani centro-orientali, cieli sereni o al più poco nuvolosi altrove. Nel corso del pomeriggio bel tempo sull'intera regione, eventuali addensamenti avranno carattere temporaneo. I venti saranno moderati con rinforzi fino a forti da nord sul centro ponente, deboli o moderati sempre dai quadranti settentrionali altrove. Il mare si presenterà stirato o poco mosso sotto costa, mosso o molto mosso al largo.
ed infine le temperature, che saranno in calo, soprattutto le massime. Lungo la costa i valori del mattino oscilleranno tra 4 e 11 gradi, mentre nell'interno tra meno 5 e più 4 gradi. Le temperature massime saranno comprese tra 11 e 14 gradi sulla costa e tra 5 e 12 gradi nelle zone interne. Per questa edizione è tutto, maggiori info sul nostro portale centrometeoligure.com ed inoltre vi ricordo di scaricare e consultare la nostra app gratuita LIMET.